Nei campionati italiani di prove multiple indoor al Banca Marche Palace di Ancona, i titoli assoluti vanno ai toscani Franco Casian e Francesca Doveri, ma possono festeggiare anche le Marche per la medaglia d'oro di Enrica Cipolloni nel pentatlo Under 23. La San Benedettese della Tecno ed Atletica Marche, allenata da Francesco Butteri, si impone con 3.859 punti, oltre a piazzarsi quarta a livello assoluto. Al secondo posto Anna Generali, gruppo sportivo Valzugana Trentino, e Serena Capponcelli della New Star al terzo. Tra gli junior, successo di Tommaso Battisti, Edera Forlì, con 4.866 punti, e dell'Ucraina Daria Derkach, dell'Audacia Record Atletica, con 3.816, autrice anche di 6.31 nel lungo. La stessa misura della migliore prestazione italiana Under 20 saltata da Maria Chiara Baccini nel 1999, sempre ad Ancona. Ha segnato anche il titolo del tetatlon allieve, che va all'ex cadetta Ottavia Cestonaro, atletica vicentina, prima con 8.82 sui 60 ostacoli, poi si aggiudica anche il peso, migliorandosi a 9.26 all'ultimo lancio. La Cestonaro, allenata dal padre Sergio, primeggia anche nell'alto con 1.63 nei 400 metri con 1.00.15. Argento a Martina Bellavere del Leonardo da Vinci con 2.649, bronzo per Laura Olgiati della Italgest Athletic Club con 2.379. Nel pentatlon allievi si presentano al via in 41, risultato finale incerto fino all'ultima gara, quella dei 1.000. Con una classifica cortissima, Cecchin guida con 10 punti su Chiari e 15 su Di Gioia. Parte in testa Bianchi, ma poi si invola Di Gioia, che taglia il traguardo a braccia alzate tra gli applausi del pubblico, chiudendo in 2.41.67. Il neocampione italiano vive a Lucera, in provincia di Foggia, è allenato da Felice Dell'Aquila, con l'ausilio anche di Domenico Di Molfetta per il giavellotto e di Davide Colella per l'asta. Da poco più di un anno si dedica alle prove multiple, dove conquistò il bronzo ai cadetti a Desenzano nel 2009. Frequenta il terzo anno del liceo scientifico. Per le Marche il miglior piazzamento è il decimo posto di Marco Montani dell'Atletica Avis Macerata. Nelle gare extra campionati, esordio stagionale per la triplista Simona Lamantia, argento agli europei di Barcellona, che atterra subito lontano con un primo salto a 14.33 a soli 12 cm dal primato personale indoor, 14.45 del 2004, e ampiamente sopra il minimo richiesto per la partecipazione ai prossimi europei indoor di Parigi. Sui 60 metri un altro debutto brillante ad Ancona, quello del vice campione europeo della staffetta 4x4 Emanuele Di Gregorio. Il velocista dell'aeronautica corre la sua batteria sui 60 metri in 6.67, migliore prestazione italiana dell'anno, ottenendo esattamente il minimo per gli Euro Indoor. Sui 60 metri femminili un doppio 7.61 per la junior nigeriana Judy Eke della Reggio Evans, e poi anche la migliore prestazione italiana master MF45 per merito di Annalisa Gambelli della Sefesta Murancona con 8.47, abbassando il precedente 8.55 detenuto in coabitazione da Rosa Marchi e Marinella Signori. MF45 per merito di Annalisa Gambelli della Sefesta Murancona con 8.47, abbassando il precedente 8.55 detenuto in coabitazione da Rosa Marchi e Marinella Signori. Marina.